Ciao, sono Roberto Barazzotto, candidato maestro e istruttore della Federazione Ciclistica Italiana. Ti invito a iscriverti al mio canale YouTube per non perderti i prossimi video. Nel video di oggi continuiamo la serie sulla tattica e quindi vediamo di risolvere problemi tattici di punteggio tra 1006 e 1007. Se hai perso i video precedenti te li metto qui sopra, è una playlist in cui vi spiego un poco come ragiono per risolvere i problemi tattici. Allora, torre C4. Innanzitutto vedo subito che la regina attacca la casa H7, quindi non consente al re di scappare. Dunque, non c'è un matto immediato, questo è chiaro perché torre E8 sarebbe mangiata dalla torre. Però su torre per torre, quindi vediamo un'altra variante. Torre per torre, non può mangiare di torre perché ci sarebbe matto, però può mangiare di regina. Quindi mangiando di regina, ora però la regina è difesa dalla torre. Sarebbe difesa dalla torre. Però la torre cosa sta facendo? Sta difendendo la casa E8, quindi si dice che il pezzo è sovraccarico perché fa due mansioni. E allora torre per, to regina per, torre in E8. Deve mangiare e mangio a regina. Procediamo perché è la risposta corretta. Andiamo avanti. Re in D6. Che succede in questo caso? Il re è chiaramente messo male. Quindi il punto subito da evidenziare è che il re è esposto ad attacchi e quindi mi viene da pensare. In questi casi la prima cosa che bisogna pensare sono gli scacchi. Che scacchi abbiamo? Abbiamo torre C6, abbiamo cavallo B7, escludo cavallo C4 perché mangerebbe la torre anche. Cavallo B7 mi sembra più interessante perché il re non può scappare, deve mangiare di torre e dopo torre C6 sarebbe matto. E allora mi sa che è la risposta corretta. Perfetto. Procediamo spediti. Donna C6. Qui c'è un attacco interessante verso il re, c'è un pezzo sospeso, che significa che l'alfiere non è difeso da nessun pezzo, quindi potrebbe essere soggetto ad attacchi. Anche la regina è sospesa, però la regina. Oh, vabbè, potremmo attaccare con l'alfiere D5, effettivamente. Quindi abbiamo questi tre elementi. E allora vediamo di concretizzarli, però quello che mi fa riflettere maggiormente è il re che è attaccato, vedete, l'alfiere gli blocca via di fuga, la torre sta attaccando e allora guardate qui, il pedone è inchiodato, non può muoversi perché c'è l'alfiere, quindi se noi mangiamo il pedone in G6, deve per forza mangiarci col pedone e allora ci sarebbe scacco matto. Ed è questa la risposta corretta. Quindi subito pensare agli elementi deboli della posizione avversaria. In questo caso era il re, anche i pezzi sospesi, però il re era preminente. Alfiere in A5, re, anche in questo caso è debole, anche se attualmente non vedo un attacco immediato, vediamo se ora lo troviamo. Però certamente se la regina riuscisse in qualche modo a entrare qui dentro sarebbe matto, però non mi sembra una cosa immediata. Poi cosa vediamo anche? Questo alfiere ci sta minacciando il nostro alfiere. Potremmo dare uno scacco con la regina. E allora guardate, questa regina sta difendendo lo scacco e sta difendendo l'alfiere. Quindi nuovamente il tema di prima, sovraccarico. Dunque, se noi mangiamo il suo alfiere, la regina dovrà rimangiarci e potremmo dare scacco al re. Re in H1, donna per H4 e donna H2 matto. Ora il dubbio è, ma su alfiere per alfiere è costretta la regina a mangiarci? E no, perché può fare regina C6. Può fare regina C6. E quindi alfiere per alfiere, regina C6 scacco. E vabbè, re B8 semplicemente. Se regina per D6, alfiere C7. E attacchiamo la regina. Sì, in questo caso abbiamo un pezzo in più e non c'è attacchi perché torre B3 scacco, re C8, va bene, finisce tutto. Regina 6 scacco, re D7. E invece
Alfiere pre, regina c6, re b8, torre b3. Vabbè, alfiere b6 in questo caso. Alfiere b6 semplicemente. Quindi io direi che alfiere è la mossa corretta. Perché su regina c6, re b8 e torre per a5 ovviamente c'è il matto. C'è donna scacco, re qui, scacco e matto. Quindi direi alfiere, regina c6. Re in b8. Attenzione, non donna b7 perché cambiando la regina mi mando l'alfiere. Ok, torre in a8. Punto debole, chiaramente il re. Il re è veramente esposto. E quindi come possiamo sfruttarlo? Inoltre noto anche che la torre sta difendendo l'ottava e difendendo la sua torre. Quindi già semplicemente torre d8 mi verrebbe da pensare che è vantaggiosa. Sì, perché noi abbiamo un alfiere e due peoni di vantaggio. Quindi su torre d8 deve mangiarci, mangiamo la torre e poi il finale è facilmente vinto. Perché penso che sia la migliore, anche se è apparentemente un semplice scambio. Perché qui ci sta minacciando matto. Quindi bisogna evitare questo matto. Torre di 8 mi sembra la mossa più ragionevole. Se fa re g7, beh, è allora torre per torre. Quindi direi che torre di 8 è la mossa giusta. Benissimo. E allora andiamo avanti spediti. Regina in f6. Regina in f6, cosa facciamo? Allora, come sempre, i punti deboli quali sono? Il suo re è esposto e anche in questa linea molto, molto interessante. Non ci sono attacchi scoperta attualmente perché c'è la regina, però guardate qui. Torre in e6, mi viene da pensare che se muove la regina, gli do matto in h6. La regina è inchiodata, quindi sì, non ha che fare. O si lascia mangiare o ci mangia e noi diamo matto. Quindi torre 6 è certamente la mossa corretta. Benissimo. Quindi sempre punti deboli per 6. Questo è un finale. Questo è un finale. E qui, allora, chiaramente il suo pedone sta cercando di andare a promozione e noi lo stesso. Beh, a6, h2, a7, h1, a8 già mi sembrerebbe vinta. Banalmente perché diamo un'infilata. Può evitarla? A6 cavallo D3, A7 cavallo F2. Giusto. E quindi però vabbè, se faccio repair H2 A6 H1 A7 perdiamo. Quindi A6 è sicuro giusta. Però dopo sul cavallo D3 e a questo punto forse alfiere 1 per evitare cavallo F2. Allora, intanto facciamo A6, che se non ci sbagliamo, cavallo D3 è giusta. Qui io direi alfiere 1 mi viene da pensare, perché io voglio evitare che il suo cavallo vada a occupare la casa F2 e quindi poi difende la casa 8. Cioè alfiere 1 se mi mangia. Ovviamente posso spingere con A7, H2, A8. Alfiere 1 se non mi mangia, mi dà per esempio uno scacco. Ok, vabbè, re via. Sì, cioè il fatto è che alfiere 1 difende sia la casa C7 sia la casa B6. Che poi io dico 1 ma è D8. Alfiere D8 difende sia C7 che B6. Quindi sono entrambe le case che servono per difendere a 8. Non c'è modo per avversario di alfiere 1 giusta. Non c'è modo per il mio avversario di raggiungere la casa C6 o B5 in una mossa e quindi ci siamo. Fatto H2 e allora A7, cavallo F2, alfiere per, donna e beh, infilata. Come no? Beh, dopo ci torniamo. Forse era stallo. Non mi sembrava. Dopo ci torniamo. Non so. Certamente qualcosa è andato storto. Forse a quel punto alfiere era la mossa giusta. Probabilmente c'era uno stallo che mi sono perso. Vabbè, ci torniamo dopo. Re G1
Qui mi sembrerebbe alfiere C5, D4, peone per e matto. Sì, beh, qua abbastanza semplice. Mangiamo en passant e quindi diamo scacco matto. Facciamo quante ne ho fatte? Facciamo l'ultima. L'ultima e poi torniamo su quella perché sono curioso di sapere cosa ho sbagliato. Re in E4. Re in E4, minaccio ovviamente la torre. Posizione con torre per due pezzi. Cosa possiamo fare? Allora, certamente questo cavallo è inchiodato, quindi non si può muovere perché poi serve il cavallo dietro. Noi minacciamo torre in E1 per mangiare il cavallo, però attualmente ci viene messo dalla torre. Ma per esempio su torre via, quindi torre in H5, come fa a difendere tutto? Torre in H5, io minaccio torre in E1, se fa re F4. Faccio torre D5 e minaccio entrambi i cavalli. Se muove il cavallo e a quel punto mangio. Non vedo attacchi doppi, non ce n'è. Quindi secondo me torre H5 è buona. L'unico dubbio può essere H5 o G5. Eh no, perché G5 c'è F4 e mi attacca, quindi torre H5. Cavallo in A3. E a questo punto torre in E1 e poi mangiamo con questa torre per evitare cavallo C2. Re in E5, torre per cavallo, mi sembra la mossa giusta. Ok, e allora torniamo a quell'esercizio. Eccolo qui. Perché voglio capire cosa è successo. A6 con i 3 alfiere 1 giusta, H2 A7 giusta, e ora cavallo F2 alfiere per donna. Come fa donna a essere sbagliata? Ah, guardate che bella! Su donna c'è re in B, in G4, donna per donna e stallo. Pazzesco, questa vabbè sì, ci bisognava stare un attimo attenti. Non mi fa muovere i pezzi. Dove devo cliccare? Qui. Ah, vabbè, sono tornato indietro. Ok, era questa, questa. Questa. Ah, di nuovo non mi fa muovere i pezzi, niente, mi metto semplicemente le frecce. Se faccio regina, re in C4, regina per regina, ed è stallo, perché la regina occupa questa diagonale e controlla anche la colonna, e l'alfiere occupa questa diagonale. Inoltre il nostro re fa un lavoro che non dovrebbe fare, blocca completamente il re, pazzesco. Sì, ok, qui mi sono un attimo distratto. La mossa giusta era alfiere e poi si dava chiaramente lo scacco matto con i due alfieri, abbastanza semplicemente. Va bene, e allora per questo video è tutto. Spero vi sia piaciuto. Se sì, lasciate un like e iscrivetevi al canale YouTube. Vi lascio qui due video in sovraimpressione, quindi così possiate vederli. Alla prossima, ciao!